Il Living Lab Smart Valley, partito da un'iniziativa del CSP e per conto della Regione Piemonte, ha l'obiettivo di mettere in campo all'interno di un territorio specifico soluzioni ICT per il risparmio energetico. Nel primo anno del progetto abbiamo lavorato in modalità di coprogettazione con gli enti sul territorio allo scopo di individuare le strutture scolastiche più adatte ad implementare la prima soluzione di monitoraggio dei consumi. All'interno del progetto Smart Valley mi occupo delle analisi delle soluzioni tecniche per il rilevamento dei consumi energetici e delle analisi relative agli strumenti per l'educazione dei ragazzi e un consumo più consapevole dell'energia. Insieme alla comunità collinare della Valtiglione, che è l'ente che abbiamo individuato come quello principale, abbiamo selezionato una scuola elementare e una scuola media, la prima a Dagliano Terme e la seconda a Monbercelli, con lo scopo di posizionare degli apparati, nello specifico delle pinze amperometriche collegate a un microcontrollore, un Arduino, per monitorare i consumi elettrici direttamente all'interno dei quadri elettrici dei laboratori di informatica delle rispettive scuole. Sono Barbara Genta, sono amministratore del comune di Agliano Terme in qualità di assessore alla pubblica istruzione. Benissimo come amministratore che questo è un momento molto difficile perché le entrate sono ormai ridotte all'osso, ma credo comunque che investire nella ricerca, che investire comunque nella sensibilità dei ragazzi, crescere generazioni future più attente, sia veramente primario. Poter vedere in tempo reale il consumo di un elettrodomestico come il computer, che assorbe parecchia elettricità, e poterlo monitorare con alcuni accorgimenti tipo l'utilizzo di ciabatte o altri aggeggi del genere, e vedere che in effetti i nostri comportamenti possono limitare tantissimo il consumo casalingo. Questo ci permette proprio di fare un discorso più a 360 gradi, perché lo stesso tipo di discorso a livello didattico si può poi fare col consumo dell'acqua, col consumo del territorio. È da circa 25 anni che si studia il computer, abbiamo iniziato con il Commodore 64, e allora l'informatica era proprio lo studio del computer, dei linguaggi di programmazione, dei primi passi col BASIC. Poi ci siamo resi conto che in realtà il computer è una macchina al servizio dell'uomo, e quindi viene utilizzato per studiare l'ambiente, per studiare quelle che sono le discipline. E infatti il concetto di essere collegati in rete in questa scuola è molto presente. Trattandosi di una sperimentazione messa in piedi all'interno delle strutture scolastiche, si è pensato di realizzare un social network con l'obiettivo di effettuare delle operazioni non solo tecnologiche, quindi di misurazione dei consumi, ma anche cognitive, per educare gli studenti a comportamenti virtuosi con l'obiettivo del risparmio energetico, in questo caso del risparmio in termini di consumi elettrici. Ad esempio, un ragazzo che accede al servizio web può visualizzare i dati raccolti dal monitoraggio e confrontarsi e interagire con i propri compagni su lezioni volte al risparmio energetico. Mi auguro che questo progetto possa proseguire e possa avere la sua ricaduta in ogni famiglia di Agliano. I nostri ragazzi saranno responsabili e coscienti che è importantissimo avere un occhio di riguardo al risparmio, e quindi saranno probabilmente dei cittadini più responsabili.